Era la cosa più bella che avessi mai letto. Io ricevo una chiamata di Peppino Amate, che all'epoca era un grandissimo produttore. Si tratta probabilmente del film più costoso prodotto in Italia fino a quel momento. Padre Pio ha detto sì, ha detto che la devo fare. Federico Peppino, succede che hai fatto un capolavoro. Ma ho un bel ricordo del viaggio che ho fatto durante la Dolce Vite. Ma nessuno ti sfigurerà mai un film che dura 4 ore. Con Fellini aveva una lotta continua. La Dolce Vita per me era diventata una vera ossessione. Il film per adesso d'Italia non esce. Rizzoli intima D'Amato di prendersi la responsabilità di questo disastro. Ma come fai a non vedere che questo è un capolavoro? E la Francia impazzì per la Dolce Vita.